Milionario con Terra Luna, è possibile? Allora ragazzi, vi invito a guardare questo video fino alla fine perché tratteremo veramente tantissimi punti. Tratteremo soprattutto i wallet, i quali praticamente hanno investito in Terra Luna, ovviamente stiamo parlando del Classic, e parleremo soprattutto dei validatori. Quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale di Top Coin Italia perché ovviamente ci saranno sempre di più ulteriori aggiornamenti nel mondo cripto. Infatti se andiamo nella parte home, tralasciando che questo è il mio canale, questo qui sotto, quindi vi invito a iscrivervi anche in esso se ancora non l'avete fatto, ma sto pubblicando veramente tantissimi aggiornamenti su Terra Luna. Quindi mi raccomando ragazzi, attivate soprattutto la campanella e le notifiche, non perdervi ulteriori contenuti. Ecco qui il grafico di Terra Luna, vediamo che il suo prezzo attuale è di 0,00015,55 e dopo tanto tempo finalmente ha raggiunto la capitalizzazione di 1 miliardo di dollari. Diciamo che è veramente, veramente tanto ragazzi, perché dopo quello che è successo comunque in passato, se non sbaglio, non ha mai raggiunto una capitalizzazione. Quindi diciamo che è una linea soprattutto positiva per il suo futuro, perché tuttora ci sono certe persone che comunque credono in Terra Classic. Io onestamente prima ero veramente tantissimo scettico per quanto riguarda Terra Classic per una sua ripresa. Ovviamente non è che ora sono fiducioso al 100%, però comunque secondo me qualche zero in questo caso lo può anche e soprattutto cacciare. Devo essere onesto, tutti sbagliano nella vita, però come ho già detto, comunque Terra Classic, parere mio personale, non è come investimento, ma più che altro come una scommessa. Ovviamente non bisogna depositare tanto denaro, infatti io comunque ho messo i soldi praticamente di una cena e basta. Poi andare a investire 10.000 euro in Terra Classic, ovviamente lo sconsiglio. Oggi andiamo a parlare più che altro soprattutto dei holders, ok? Perché ragazzi ci sono degli holders che non vi aspettate, che hanno depositato veramente tantissimo denaro in Terra Classic. E diciamo che comunque certi hanno anche incrementato, ok? Quindi in questo caso comunque andremo ad analizzare i wallet e infatti capiremo veramente tantissime cose, perché ci sono top brand ovviamente nel mondo cripto. Però prima di iniziare comunque a parlare e analizzare Terra Classic, vi invito a iscrivervi al gruppo Telegram ufficiale di Top Coin Italia. Vi lascio tutto sotto in descrizione, mi raccomando, entrate in molti. Andiamo qui, ok? Questo è praticamente la sezione comunque degli holders di Luna Classic, ok? E qui c'è anche la stablecoin. In questo caso vediamo che nel Luna Classic Binance Hot Wallet ha tutti questi Luna, ok? Quindi in questo caso capite bene che comunque Binance attualmente ha investito molto in Terra Classic. La stessa cosa, KuCoin ha aggiornato il grafico, prima era molto molto di meno, ma in questo caso comunque ha il 6,44% comunque della circolazione delle monete di Luna Classic, mentre qui parliamo comunque di Ethereum e ulteriori farmer, qua Oracle Rewards Pool, Ox Wallet, quindi in questo caso ragazzi capite bene, Ox, l'exchange, quello che vi ho consigliato comunque, che dà se non sbaglio una mystery box di valore massimo 3.000 dollari. Vi lascio anche di esso il link sotto in descrizione. C'è anche Kraken, FTX, poi FTX Deposit, Gate.io, Crypto.com. Quindi capite bene che tantissimi brand importanti stanno investendo in Luna Classic, ok?
Quindi questo ci potrà comunque essere d'aiuto per quanto riguarda il futuro del token. Prima non c'erano tutti questi depositi, meno male comunque certe persone ora gli stanno dando fiducia, quindi ok. Poi un altro fattore che vi voglio vedere, comunque qui ci sono tutti i validatori, sono nel sito di Luna, station.terra.money/stake. Qui vediamo tutti i validatori, ok? Vediamo il potere di voto in Smart Take, ok? Poi qui ovviamente ci darà ulteriori informazioni qualora siamo interessati al suo validatore. Vedete, la commissione corrente è il 5%, massimo 10%, e in questo caso l'ultimo cambiamento è stato di 8 giorni fa. Qui vediamo soprattutto qual è i migliori, ok? Ad esempio qui c'è la commissione 100% di The NFT Project. Ovviamente ragazzi dovete vedere voi, soprattutto in questo caso ovviamente vi dovete loggare con i dati di Terra Luna, di posti dati di Terra Station. Io attualmente non sono loggato, e qui nella parte home potete mettere in staking, ok? Perché lo staking è attivo, ma ancora non è attivo il burn, va bene? Ovviamente io vi continuerò ad aggiornare in ogni singola situazione di quello che succederà comunque in Terra Luna, state tranquilli. E detto questo ragazzi, mi raccomando comunque, se siete interessati a situazioni ulteriori, aggiornamenti di Terra Classic o di Shiba o di altre cripto, vi invito a iscrivervi al canale, attivate la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere, e noi ci vediamo domani con un prossimo video.